this piece any minute now, it's going to, you hear it, it's starting to crack. A few minutes, it's going, any minute now, this piece is going to explode. But during the production, when the masters finish a piece, to avoid the breaking of the glass, they have to put the finished piece inside that red furnace in the back of the room. That we call it the cooling oven. The temperature inside there remains high, 600 degrees until tonight, for many hours. And after it goes slowly, regularly now, until tomorrow morning, when we can take out the finished piece at a temperature of 100 degrees. This is the only way to avoid the breaking of the glass from a thermal shock. Now, we're leaving it here because it's a demonstration. We know it's going to explode. All those things are collected. Picture we saw a flash. Lo dicendo, signori, che questo pezzo fra pochi minuti esploderà a causa di uno sbalzo di temperatura tra caldo e freddo. Ma durante la produzione, per prevenire questa esplosione, ogni pezzo terminato viene posto immediatamente all'interno di quel forno rosso laggiù. La lì la chiamiamo tempra di raffreddamento, che serve a far rimanere la temperatura alta sui 500-600 gradi, con un orario continuato fino a stanotte. Dopo, durante la notte, la temperatura scende gradualmente fino alla mattina seguente. Potremmo tirare fuori il pezzo terminato domani a quest'ora a una temperatura su 100 gradi. E ripeto, questo è l'unico modo per prevenire un'esplosione improvvisa a causa di questo shock termico. Grazie. Troverete il negozio della fabbrica con la nostra produzione terminata. Grazie.